Mentre la mattina i ragazzi sono a scuola, il pomeriggio la casa si ripopola. Libri, quaderni e pennarelli impegnano figli e genitori. E non è sempre facile. A me non piace andare a scuola. Cioè, andare a scuola può anche essere utile per tutto ciò che dicono i prof, però certo che è noioso. Sì, ma si è fatto tutta male perché si è addormentato. Non mi sono addormentato, ho appoggiato la testa. Perché lo sai. Cos'è sta materia qua? Lettere, da 6 al 7 di lettere. Cosa ti ha chiesto? Era una cosa strana sull'analisi grammaticale. Ma poi un bel voto perché il massimo era 8. Non ho mica detto che è un brutto voto, Giorgio, va bene, va bene. 9 su 9 di lingua straniera. Sì, francese. Di salut le copains, c'est l'unico là. Wow. Salut. Comment ça va? Très bien, merci. Com'era quella parola qua? Strana? 7 di inglese, ehi là, ma quanti voti? Che bello. 7 di inglese, bravo. Bei voti rispetto a quello che eravamo abituati l'anno scorso. L'anno scorso non avevamo ancora la conoscenza della sua problematica, per cui non sapevamo come affrontarla correttamente. Adesso sembra che quei mesi trascorsi in quel centro... È maturato, è migliorato. Giorgio ha questa sua caratteristica che abbiamo capito dopo 5 anni. Giorgio presenta una disgrafia. Ecco, finora lamentele sul fatto dei compiti non abbiamo ricevute. Sì, la prima settimana tante. 4 note... No, perché non portava i libri. Eh sì, perché si confondeva con i libri. Matematica l'hai fatta, storia l'hai studiata? Ma non hai studiato storia? Io no, con lei no, me la sono letta 2 o 3 volte, sì. Letta... Allora poi bisogna interrogarti, Giorgia. Ok, vai a ripassare che poi ti interrogo. Oh, no, così guardiamo se usi il linguaggio specifico, mettiamo subito alla prova. Inglese, ripasso, correzione, verifico. Quando noi cominciamo a usare parole come disgrafia, spesso ci spaventiamo, invece disgrafia vuole semplicemente dire che, infatti Giorgio è stato, dopo 5 anni che cercavamo come mai sto bambino era così, vuol dire scrivere molto male, scrivere molto disordinatamente, mi accorgevo che faceva fatica a copiare la lavagna. Quando scrive di corsa il problema della disgrafia emerge, per esempio qua scritto, anziché significato, siginficato. Non sarebbe più semplice perché che scrivesse io. Nella frenesia, quando le cose sono scritte, ha il tempo di scriverle, sì. Allora le scrive bene e le scrive. Stavi parlando di me? Sì. Stavamo valutando che sei bravo. No, io ora lo so già. Sei maturato. Non è il... Soprattutto sei modesto. Sei veramente modesto. Top, top, è la sì. Modestia, la tua donna. Voilà, la prova di francese. Ma da mesi che non lo faccio. Leggi il dialogo. Paris, dalla Cour de Collège Montaigne. Ecco qua. Io Pinocchio lo stimo perché ha lasciato la scuola. Certo che la storia dell'albero dei soldi serve andare a scuola per sapere che i soldi non fanno niente.